Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. L'intera storia dell'Occidente è dominata dall'angoscia del nascere e del morire. La verità, in quanto credenza in qualcosa di assoluto, di eterno, è rimedio all'angoscia che domina la civiltà occidentale. La verità è riparazione dal dolore. La fede nella scienza e nella tecnica è l'estremo rimedio a cui l'Occidente fa ricorso di fronte alla minaccia del nulla. La tecnica è l'ultimo dio dell'Occidente. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Ma la fede nella potenza della tecnica può essere un vero rimedio all'angoscia e al dolore? È possibile cogliere un senso nelle intere vicende dell'Occidente, nei suoi esiti distruttivi e nichilistici? Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerà. Ecco, questa è la scheda, è molto interessante perché presenta una disparità di argomenti e penso che sia utile per loro giovani capire che è possibile avvicinare gli argomenti che sembrano più disparati, avvicinarli e ridurli a un problema comune. Prima di dare la parola a loro, però, vorrei fare una specie di atto di salvaguardia. Noi siamo stati qui invitati